Al Salotto d'Autore di Sara Iannone, presentazione del libro di Mario Zamma, Malincomico, Bertoni, editore. Il libro scritto malinconicamente, ma non c'è un po', che è, diciamo, regiparti, la malinconia che incontra la comicità, poi in realtà è un modo come parlare della parte razionale e irrazionale, cioè la parte razionale è il cervello e quindi la parte fredda del comico, che a volte il cappello serve a colorare anche questo pensiero, e la parte invece irrazionale, che è quella dell'irrorazione del sangue che scorre, quindi assolutamente. Beh, non potevo... E riflessione. Grazie. Allora posso ascoltare qualche poesia? Come no, adesso intanto ti leggo una piccola prefazione, che troppo breve la vita per non saperne cogliere il vero senso, l'amore, la passione, le vere emozioni, tutto il resto. A volte gli occhi non servono quando avevi già letto con il cuore. Un uomo senza amore, una scatola vuota. Magnifico, quindi il cuore che ha gli occhi. Assolutamente sì. E vedo che sono delle bellissime poesie dal cuore. Certo. Sono sicuro che saranno bellissime, perché Mario lo vede così, ma è un piccolo genialoide. Lo sa che è un genialoide? Sa fare tutto. Grande attore, cantante, comico, tutto. Perciò pensi quello che avrà scritto qua. Perciò le terrò nel mio cuore. Grazie. Relatori per la presentazione del libro, Fabia Baldi, dirigente scolastico presso MIUR, Ministero della Pubblica Istruzione, il professor Pierpaolo Segneri e l'editore Bertoni. Qualche considerazione personale su questo nuovo filone di arte e poesia? L'arte non ha confini, l'arte è comicità, poesia, cultura, e Mario Zamma veramente con questa opera prima, Malincomico, ci ha offerto la dimostrazione che davvero dietro una maschera comica ci può essere una vena malinconica che è la radice dell'ispirazione poetica. È un libro secondo me molto bello, che ci fa sperare in un secondo libro, in un'altra attività di Mario Zamma, che accanto al comico, all'attore, possa continuare questa strada intrapresa oggi, battezzata oggi nel Salotto d'Autore di Sara Iannone, che è il più prestigioso salotto letterario della capitale, che gli porti fortuna, l'augurio è questo, che gli porti fortuna e che gli apra una brillante carriera di poeta. È stata una serata piacevolissima, la dobbiamo a Sara Iannone, con i suoi salotti organizza sempre questi incontri, presentazioni di libri straordinari. E Mario Zamma ha dimostrato di avere un talento anche come poeta, ed è stata una serata dove il protagonista è stato il cuore, perché anche nella copertina del libro, si chiama appunto Malincomico, c'è un quadro di un artista contemporaneo molto bello che raffigura il cuore, e come se si volesse dare appunto una forza a qualcosa che deve andare al di là delle nostre distrazioni quotidiane, tornare all'essenza delle persone, dell'essere umano, e quindi quale strada migliore se non quella dell'amore. Mario Zamma ha scritto delle bellissime poesie d'amore che invito tutti quanti a leggere, prendere il libro, comprarlo, passarlo agli amici, regalarlo, perché ridà forza allo spirito, e oggi abbiamo bisogno di rigenerare noi stessi, visto che il mondo che ci circonda a volte sembra andare in tutta la direzione. Grazie.